probabile che il numero di pazienti con la variante brasiliana possa essere anche un po' superiore a quello che noi abbiamo identificato, perché sono stati identificati solo due varianti brasiliane. Una paziente donna è stata addirittura dimessa, poi dopo abbiamo scoperto che aveva la variante brasiliana. E anche il paziente che è attualmente ricoverato è in discrete condizioni. Questo è un sequenziamento fatto a campione, ovviamente, quindi non su tutti i tamponi che vengono eseguiti al Cotugno, ma è un campione dei tamponi che sono stati analizzati nel nostro laboratorio. Quindi è probabile che il numero di pazienti con la variante brasiliana possa essere anche un po' superiore a quello che noi abbiamo identificato, perché sono stati identificati solo due varianti brasiliane. Da un punto di vista, quello che ti posso dire con grande tranquillità è che da un punto di vista clinico non sono, almeno i due casi che noi abbiamo avuto, non sono diversi dagli altri, tant'è che una è stata addirittura dimessa, una paziente donna è stata addirittura dimessa, poi dopo abbiamo scoperto che aveva la variante brasiliana. E anche il paziente che è attualmente ricoverato è in discrete condizioni, è ovviamente in regime di ricovero ordinario e non è né in subintensiva né in intensiva. Questa è la nostra piccolissima esperienza per quanto riguarda questi casi che sono stati sequenziati nel nostro laboratorio di virologia. I due pazienti, almeno che io sappia, non provenivano assolutamente dal Brasile, da paesi, diciamo, limitrofi, quindi probabilmente questo dimostra che è il mondo globalizzato in cui viviamo oggi che consente queste trasmissioni. Quindi non Non hanno sono avuto i questi. contatti con l'estero. No, no, Non sapete come sia possibile che abbiano contratto questa variante. no, no. Ma il virus circola, sono persone dell'hinterland napoletano, torno a ripetere, una è andata addirittura a casa dimessa, quindi in buone condizioni, che non aveva alcun link con i paesi del Sud America. Sintomi sono gli stessi della. Allora, io ti dico, nei due casi nostri sono assolutamente gli stessi. Sono la polmonite, quindi l'insufficienza respiratoria di vario grado. Non ci sono stati casi, cioè sintomi diversi dagli altri. Ma anche per quello che si legge in letteratura, non è che il quadro clinico e la prognosi e l'approccio terapeutico siano diversi da variante a variante. Questo è un dato ormai acquisito. L'unica, diciamo, variabilità, almeno per la variante inglese, attenzione, non vorrei essere frainteso, è la maggiore trasmissibilità.